Buongiorno Cancro, ci siamo, questa è la vostra lettura per vedere cosa sta accadendo in amore per voi in questo momento e ovviamente è una lettura valida per il momento in cui la vedete, ma vi consiglio di guardare anche le letture del vostro ascendente e della vostra luna perché c'è sempre qualche elemento in più in quelle letture. Cominciamo subito con. Abbiamo wow, la carta del faraone della nuova vita. Qualcuno sta prendendo il controllo della propria vita in questo momento. Questo è un momento importante. Dunque, sia che voi siate in coppia, sia che voi siate single, è un momento in cui avete acquisito non solo la sicurezza in voi stessi e la capacità anche di comprendere chi siete, cosa volete e cosa meritate dalla vita, ma soprattutto avete fatto un ottimo lavoro nel tirare fuori da voi stessi quali sono, qual è la vostra reale natura, qual è il vostro vero potere ed ecco che questo vi porta da adesso in poi a poter vivere una nuova vita con nuove dinamiche, con nuovi meccanismi all'interno delle relazioni. Potete tra l'altro chiedere aiuto ai vostri angeli perché sì, sono sempre lì ragazzi, che si tratti di angeli, che si tratti di spiriti guida, che si tratti dei vostri antenati. Voi avete sempre e costantemente degli spiriti che vi guidano, che vi aiutano e che sono pronti a soddisfare le vostre necessità, le vostre richieste e rispondere alle vostre preghiere. È vero anche che qualcuno di voi potrebbe scegliere di non farlo. Um, esistono persone o personalità che preferiscono non rivolgersi ad altre entità. Per vari motivi non stiamo qui ad elencarli, ma considerate sempre che non si tratta di chiedere, si tratta di ordinare. Queste entità sono lì per voi. Sono state messe lì per uh, rispondere ai vostri ordini o alle vostre preghiere, ma il modo in cui voi vi approcciate a questa entità dipende solo da voi. Se voi siete persone che preferiscono chiedere, allora chiedete se voi siete persone che preferiscono ordinare proprio perché non vogliono creare nei confronti di questa entità una relazione di su. In su come si dice? Subor, Insomma, una relazione in cui voi state sotto e loro stanno sopra. Ehm, sappiate che siete voi ad avere il potere e sappiate che loro devono semplicemente fare quello che voi desiderate, quello che voi chiedete. Semplicemente imparate appunto a chiedere, imparate a ordinare, imparate a fare quello che serve. Per quanto riguarda tra l'altro il mondo delle relazioni amorose e sentimentali, per voi, cari amici del cancro. I fattore, o il fattore o i fattori religiosi al momento sembrano assumere una certa importanza e quindi il vostro credo e il vostro modo di approcciarvi alla spiritualità o alla religione, qualunque essa sia, sta avendo delle ripercussioni nell'ambito relazionale e sentimentale. Questo a volte accade quando, per esempio, qualcuno ha una visione più classica, tradizionale, religiosa, cattolica magari e qualcun altro invece ha una visione più spirituale, più alternativa, più New Age o più altro quello che volete. Ecco che a volte chi ascolta le letture di tarocchi sembra andare contro chi invece va in chiesa la domenica, cosa che ormai per fortuna si sta un po' sdoganando, nel senso che ormai stiamo un po' tutti capendo piano piano, perlomeno nell'ultimo decennio questa cosa ha iniziato ad essere compresa e ad essere vista e percepita in modo diverso e quindi ecco che non viene più la divinazione o i tarocchi o le carte in generale non vengono più considerate sataniche come erano una volta, tranne che in certi ambienti molto retrogradi. Ma finalmente si sta comprendendo qual è il vero e il reale messaggio e significato che ogni disciplina può portare. Ma soprattutto la religione stessa sta assumendo un ruolo più relativo e meno assoluto, in cui l'individuo ragiona con la propria testa, piuttosto che ragionare con la testa dei preti. Poi ragazzi, parentesi mia, ricordatevi che la religione la fanno gli uomini, non la fa Dio. Quindi, ed è per questo che esistono diverse religioni, altrimenti ce ne sarebbe una. E, e soprattutto non sarebbe piena di contraddizioni. Quindi, quando voi prendete a pappagallo e, e per oro colato tutto quello che il prete dice, state prendendo per oro colato quello che un essere umano dice, non quello che ha detto Dio. Quindi, ecco che iniziamo, per fortuna, a ragionare con la nostra testa. Ma resta il fatto che, per il cancro, per qualche motivo in questo periodo, i fattori religiosi influenzano l'ambito delle relazioni. Che possano essere relazioni di coppia o relazioni sentimentali o relazioni familiari o di qualunque tipo con gli amici, non importa, o sul lavoro per esempio, però eh, attenzionate questo elemento e questo fattore e cercate appunto di risolvere all'interno di voi stessi se esiste un qualunque tipo di conflitto, in modo tale che una risoluzione nel vostro mondo interiore si manifesterà in una risoluzione al di fuori di voi. Ma andiamo avanti, andiamo oltre, giriamo quindi le nostre carte per vedere cos'altro c'è. Cos'altro c'è in questo momento? Ah, ecco, tra l'altro scusate, torno un attimo ai fattori religiosi. Se vi doveste ritrovare a frequentare qualcuno che non è d'accordo con il vostro modo di vedere la spiritualità, ricordate sempre che il vostro modo di vedere la spiritualità rappresenta voi. Non potete cambiare voi stessi per amore di una persona, o per accontentare una persona, o per piacere a una persona. Voi, la il vostro modo di approcciarvi alla religione o alla spiritualità siete voi, è vostro. Se voi lo cambiate per qualcun altro, state rinunciando a una parte di voi, cosa ovviamente da non fare. Così come non dovete vendere l'anima. È la stessa cosa, ragazzi. Perché veniamo parassitati da determinate entità? Perché? Perché rinunciamo a parti di noi, permettiamo a queste entità di prendere il controllo di parti di noi. Poi certo il meccanismo è molto più complesso, ma ovviamente il tema lo affrontiamo all'interno dell'Accademia e all'interno dei videocorsi o dei percorsi. Perché molti di noi eh, hanno bisogno di... Mh, Uh, trattamenti definiti recupero dell'anima o in tanti altri modi, perché rinunciamo molte volte a pezzettini della nostra anima proprio perché rinunciamo a parti di noi, permettiamo a queste parti di andare via, di allontanarsi. Ovviamente, ripeto: l'argomento è molto complesso, lo affrontiamo in altra sede. Se siete interessati, l'Accademia aff in affrontiamo abbondantemente questi temi. Ma torniamo a noi, non rinunciate a parti di voi. Ehm. Um, Ecco, una cosa che qualcuno di voi potrebbe vivere adesso è una sorta di sentimento di ambizione dovuta proprio al vivere un momento difficile. Quando noi viviamo i momenti difficili abbiamo due strade, o deprimerci e cadere quindi in uno stato di, eh, a bassa frequenza, a bassa vibrazione, in uno stato in cui ci scoraggiamo e perdiamo la voglia di fare. Oppure diventiamo ancora più ambiziosi perché, proprio per superare determinati momenti difficili o particolarmente amari, tendiamo a sviluppare, a stimolare delle qualità, dei talenti che normalmente sono sopiti o sono repressi. Questo potrebbe proprio essere l'occasione giusta per tirare fuori qualcosa di nuovo da noi, l'ambizione di un qualcosa di nuovo. Um, attenzione agli stalker e soprattutto attenzione voi a non diventare stalker. Lasciate perdere quel cavolo di cellulare, non state lì ogni 5 minuti a vedere se è collegato su WhatsApp o se ha postato qualcosa su Instagram o su Facebook o su TikTok, ragazzi. Qui si rischia lo stalkeraggio o qualcosa di simile. Magari non siete voi, magari è l'altra persona, però uh, è comunque nell'aria, quindi attenzione a questo genere di cose. Inoltre, determinate situazioni termineranno entro questo inverno. Quindi non abbiate nemmeno fretta di concludere certi cicli, ci vuole del tempo, ci vorrà del tempo, ed ecco che la nostra stagione fredda invernale sarà portatrice di alcune conclusioni e di alcuni cambiamenti. Cambiamenti anche abbastanza radicali che partiranno proprio da una distruzione di un qualcosa per poi portare a una rinascita, quindi a una morte e una rinascita. Cercate anche di evitare di essere iperattivi. Um, e considerate che voi avete la responsabilità di tutto quello che fate e quindi è bene stare attenti a tutto quello che fate, a non essere superficiali, a non fare le cose giusto per riempire i vuoti e per riempire il tempo e lo spazio della vostra vita. Qui c'è un invito a essere responsabili, a essere attenti e quindi a non sottovalutare l'importanza di quello che accade, ma soprattutto di quello che fate voi. Essere iperattivi molte volte è un eccesso di energia che dovrebbe essere scaricata in altri modi. Non potendo essere scaricata in altri modi, la scarichiamo in qualsiasi cosa, qualunque cosa ci capiti davanti ma appunto si rischia di non riflettere, si rischia di non pensare abbastanza alle conseguenze di quello che stiamo facendo o all'effetto che le nostre azioni potrebbero avere. Quindi in realtà queste carte sono anche un po' un invito a mh, ragionare e andare con calma. Ehm, potremmo per esempio avere del tempo a disposizione? Assolutamente sì. E il suggerimento: la cosa migliore che potremmo fare è in teoria passare del tempo all'aperto, soprattutto per chi ne ha la possibilità, per chi può passare del tempo in natura, del tempo all'aria aperta e quindi riprendere questo contatto con la natura, assorbire l'energia delle piante, l'energia del sole, l'energia della terra. Abbiamo anche bisogno di una ricarica, soprattutto se, abbiamo, se siamo in questa fase di spreco, un po' di energia. Abbiamo proprio bisogno di una ricarica costante, continua. Non dimentichiamo che mh, abbracciare un albero ci permette appunto di ricaricarci, ma anche di ripulirci. Abbracciare un albero, se fatto nel modo giusto, ci consente di fare una vera e propria pulizia energetica, perché l'albero è un creatore di energia pura, di amore puro. Le piante non hanno emozioni basse come noi, le piante vivono, amano, amano la loro vita, amano la terra che gli dà nutrimento, amano l'aria e che gli dà eh, anche in questo caso un nutrimento in forma di gas, di anidride carbonica, le piante eh, producono un'energia talmente tanto pura e talmente tanto pulita, a differenza degli esteri animali, che appunto sono una costante fonte di ehm, ricarica e di guarigione. E il consiglio inoltre in questo caso è se è possibile di passare del tempo all'aperto ma da soli in modo tale da vivere questi momenti queste passeggiate come delle vere e proprie meditazioni quindi focalizzarsi su una ricarica reale e non su una ricarica e dispersione, ricarica e dispersione come potremmo avere se invece passassimo del tempo con altre persone perché molte volte noi Uh, diamo energia agli altri, soprattutto con certe persone: avete tutti sicuramente sentito parlare di parassiti energetici. Ecco, chi più, chi meno, a vari livelli: un po' tutti siamo parassiti energetici. È ovvio che chi, è, chi lo fa in modo più evidente, in modo più, più marcato, viene proprio definito un parassita, un vampiro. Scusatemi, un vampiro energetico. Ma passare del tempo da soli in contemplazione della natura, in riflessione con noi stessi, eh, è proprio questo che invece ci porterebbe ad una ricarica ed è proprio di questo che apparentemente in questo momento noi avremo bisogno. Ma adesso prendiamo un'ultima carta e vediamo che cosa gli angeli hanno da suggerirci. Io intanto ragazzi vi ricordo che per prenotare una sessione privata con me o un pacchetto potete andare sul sito internet uh, o potete scrivere. Le uniche cose che non trovate a disposizione sul sito internet e che quindi dovete prenotare direttamente con me sono le pulizie energetiche. E uh, la lettura di tarocchi da 50 euro in video, mentre invece la lettura di tarocchi da 90 euro con uh, telefonata o videochiamata e con domande e risposte dirette, la potete prenotare direttamente dal sito internet. Ad ogni modo, nel box in descrizione trovate tutti i contatti e tutti i riferimenti utili, sia per le sessioni private, i pacchetti, sia per i, i videocorsi e l'Accademia. Ok, abbiamo. Uh, è uscito l'Arcangelo Michele. Ragazzi, un regalone oggi! Escono fuori pezzi grossi con un lavoro ben fatto. Qua... Eh, sì, L'Arcangelo Michele ci sta proprio dicendo che in effetti abbiamo fatto un bel grande lavoro fino ad ora e stiamo anche continuando a fare un ottimo lavoro su noi stessi e sulla nostra vita. Un lavoro che ci può portare solamente a gioie e soddisfazioni. Eh, se tra voi, ci sono persone che si lamentano per il mai una gioia e sappiate che le gioie arrivano quando voi iniziate a provare gratitudine per quello che avete, le gioie arrivano quando voi imparate a riconoscere le gioie, se voi non le riconoscete e non le vedete, le gioie non arrivano, è ovvio potete ricevere tutte le gioie del mondo ma fino a quando non riceverete quella specifica gioia che voi desiderate per voi sarà un mai una gioia e qui l'arcangelo Michele ci ricorda proprio questo, che la gratitudine gratitudine per quello che abbiamo è la chiave per ricevere e per vivere in una condizione di abbondanza e soddisfazione sotto ogni punto di vista. Siamo nel sentiero giusto, stiamo camminando in questo sentiero, dobbiamo solamente continuare a avere fiducia in noi stessi e alzare le nostre frequenze, le nostre vibrazioni sempre più in alto, sempre più Uh, attenti a ciò che ci accade, a ciò che ci circonda e sempre più grati per quello che già abbiamo in modo tale che nuove cose possano arrivare. Ma ragazzi, io ovviamente vi invito a guardare il vostro segno ascendente e il vostro segno di Luna se non l'avete ancora fatto. Vi invito a scrivermi se sentite il bisogno di fare una chiacchierata con me e di capire un po' di cosine e per il resto noi ci vediamo alla prossima e ciao!